Cari amici, ben ritrovati. Un grazie a Suor Giuseppina che ci ha guidato nelle riflessioni del mese di febbraio. Ci prepariamo a entrare in Quaresima. Il mio non sarà tanto un commento alle scritture che andremo ad ascoltare, quanto una preparazione ad accogliere le scritture. Perché le scritture non sono tanto una realtà da cogliere con la mente, il ragionamento, quanto una realtà di cui diventare partecipi. Questo è il senso vero della contemplazione. E all'inizio del cammino quaresimale, dopo aver mosso i primi passi col peso delle ceneri sul nostro capo, ci viene proposta, indicata la vicenda delle tentazioni. Vedete, il Vangelo delle tentazioni, la vicenda delle tentazioni, non è semplicemente un riferimento, potremmo dire, ideale ed emblematico per descrivere il tempo penitenziale della Quaresima. Si tratta di un avvenimento di cui diventiamo partecipi con la grazia del battesimo. Potremmo quindi dire che la penitenza è lo stile della vita battesimale. Anche noi, come Gesù, siamo guidati dallo Spirito Santo e a noi, come a Gesù, si fa vicino Satana. Ecco, la vita battesimale non è una vita neutra. Oggi noi abbiamo un poco questo diciamo senso del vivere senza prendere mai decisioni, giocando la vita in riserva. Ecco cosa intendo per vita neutra. La vita battesimale è la piena consapevolezza che noi o stiamo vivendo secondo lo Spirito oppure stiamo vivendo secondo Satana. E lo stile penitenziale è proprio quello che ci permette di affidarci all'uno ed escludere l'altro. Potremmo tratteggiare l'atteggiamento della presunta neutralità che condiziona la fede del nostro tempo, la vita battesimale del nostro tempo, con queste parole di Joseph Ratzinger: il fatto che Dio stesso sia all'opera, che egli stesso agisca nel mondo moderno, non costituisce più in alcun modo un presupposto. Quindi neutralità, dobbiamo dire, significa essere rassegnati a se stessi. Abbiamo imparato ormai a bastare a noi stessi. E l'Evangelista Luca ci racconta che il diavolo è all'opera e non abbiamo la possibilità di vivere in un ambiente neutro, anestetizzato. O scegliamo di essere alla presenza di Dio e di vivere di quanto Egli compie per noi, oppure apparteniamo all'opera di Satana. Luca ci racconta che il diavolo è all'opera e non abbiamo la possibilità di vivere in un ambiente neutrale. O scegliamo di stare con il Signore, oppure scegliamo di stare dalla parte sbagliata. In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prosterrai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse:
se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. E anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Un secondo aspetto che vorrei suggerirvi per introdurci nel Vangelo che ascolteremo vede l'Evangelista Luca renderci partecipi dell'evento delle tentazioni tenendo ben presenti le fatiche della comunità credente del suo tempo, che sono anche quelle di oggi. Si trattava allora, e si tratta oggi, di scegliere, oltre ogni funzionalità guidata dalla logica del possedere. Ho fame e prendo quello che mi nutre, ma è sufficiente per vivere? Si trattava allora, si tratta oggi, di andare oltre le logiche del potere. Un poco di servilismo per avere la mia fetta di potere. Ma questa è la logica del servire? Si trattava allora, si tratta oggi, di scardinare la logica del prevalere. Importante è il mio personale successo. Ma è davvero questa affermazione di identità? Vivere la vita battesimale e vivere lo stile penitenziale che comporta ci fa superare la nostra illusoria neutralità e ci impegna ad essere abitati dallo Spirito per camminare secondo quello stile che diventa costante riferimento alla presenza e all'azione di Dio nella nostra vita e nella storia. Abbiamo bisogno di fare penitenza per dire che siamo nelle sue mani, che gli apparteniamo. E Gesù ci invita ad assumere la sua parola e esserne pienamente saziati, perché nella frequentazione delle scritture sta il nostro vero nutrimento. Sapere che devo ascoltare la parola è il primo frutto della vita secondo lo Spirito e della penitenza che scaturisce dal battesimo. Gesù ci invita ad essere adoratori del Padre, scegliendolo come unico, proprio per non diventare adoratori di Satana. L'adorazione di Dio è il frutto maturo dello stile penitenziale. Gesù ci chiede di confidare nell'azione di Dio dentro la storia e non di mettere alla prova Dio stesso. Riconoscere che Dio è all'opera nella storia vuol dire possedere il giusto criterio di elezione e di discernimento. Riconoscere la sua azione non ci permette di tentarlo perché risponda ai nostri capricci. Chiediamo allo Spirito Santo di custodirci nella vera penitenza. Buona domenica.